Perché la di blu si blocca e mi va a bloccare iniettore, si blocca la pompa? Quella è la motivazione. Ragazzi, ve lo faccio vedere. Questa è una taniglia di blu nuova. Guardate qua, eh. Allora, se ne metto un goccio qui, faccio vedere un po' la situazione. Ne versiamo un goccettino. Anzi, non è stato anche molto più di un goccio. Adesso si aspetta qualche ora e ti faccio vedere come diventa. Questa è la di blu che abbiamo al suo interno. Una volta che ha contatto con l'aria, vedrai come diventa e capirai il perché blocca tutto. Ci vediamo dopo. L'abbiamo fatto riposare per qualche ora, l'ho lasciato ieri sera verso le 6, adesso sono le 2:30 del pomeriggio, andiamo a vedere come si è fatto. Guardate qui. Adesso capite perché la cristallizzazione, se voi guardate, è proprio cristallizzato, vedete? Guardate. Guardate. Questa è cristallizzazione, proprio cristallizzato, come se fosse un cristallo. Questa è la motivazione per cui si bloccano gli iniettori, si bloccano le pompe, si bloccano i condotti addirittura della AdBlu. Diciamo che la AdBlu purtroppo ha la sgradevole caratteristica di bloccarsi, anzi di cristallizzare il contatto con l'aria. Quindi solo che prende un po' d'aria diventa questo. Si capisce che è impossibile non farlo bloccare. Ragazzi, questa è la AdBlu. Ciao, alla prossima.